Ragazze, ciao ragazzi, buon post vacanze natalizie, ormai siamo all'8. Video, c'è il mio cane che è sceso dalla poltroncina, video prodotti. Allora, ovviamente cose una cosa finita, alcune cose regalate e acquistate e poi un prodotto da recensire. Il primo prodotto che ho finito è la crema idratante giorno SPF 15 dell'Aveeno. Questa qua, ho fatto anche la recensione e vi metto il link al video dove c'è la recensione. Se lo cliccate si apre un'altra pagina di YouTube con il pezzettino, cioè l'inizio dove inizio a parlare, inizio la parte del video dove inizio a parlare della crema. Comunque sotto al video, ovviamente nell'info box, mi scordo sempre di dirvelo, però è così. C'è tutto l'elenco dei prodotti e il nome preciso di ogni prodotto, così se vi serve andate a controllare e lo trovate. Per sostituire la crema che vi ho appena mostrato che è finita, mia madre mi ha comprato della cera di Cupra, ricette di bellezza per pelli sensibili, la crema protettiva per il viso, effetto dermoriequilibrante, questa qua. La confezione è molto carina. Mostra che hai anche da tenere esposta, perché questa crema un po' retro in questo lilla, molto 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 carina. Sono 50 ml, poi vi farò sapere, devo iniziare a usare ora perché quella è finita. Poi, non so dove era andata mia madre, e ha avuto come campioncino queste, come si chiamano? Oddio, unghie finte con colla. Non so quando le utilizzerò, probabilmente tipo Carnevale, Halloween. Le tengo da parte. Poi mia zia, a parte i soldini, per Natale mi ha regalato questi. Sono dei manicotti. Li voglio aprire che ve li voglio far vedere. Che sono abbastanza carini. Allora, questo è il manicotto. C'ha dei tipo glitterini plastificosi con anche la parte che si chiude sulla mano. Ora ve lo sbagliato braccio, ora voglio far vedere. Sono di un colore marroncino violaceo. Allora, manicotto arriva, è tutto l'avambraccio quasi. Questo deve andare giù. C'è il bottoncino che tiene fermo questa parte e poi è fatto così. Sono carini, sono caldi. Un'idea simpatica, mi è piaciuta. Invece il regalo che mi ha fatto mia sorella per Natale l'ha preso da Tezenis. Io non avevo slippettini per il Capodanno, quindi rossi. Lei me l'ha preso. Non so se farvelo vedere, però è carinissimo. E dietro ha tutti dei brillantini. Non so se ve lo voglio far vedere. Aspettate un attimo. Vi farò vedere almeno il particolare dei brillantini. Considerate che è un pizzato rosso, ovviamente, perché l'ho preso per Capodanno. E questi brillantini vanno nella parte posteriore. Aspettate un attimo. Questi qua sono i brillantini che stanno dietro, sono carinissimi. L'ho anche ovviamente utilizzata per il Capodanno. Poi una mia amica, sapendo che mi piacciono i prodotti, mi stanno iniziando a piacere i prodotti di questa marca, G-Cube, mi ha comprato, e che sono appassionata del capello liscio, anche se il mio capello non ha più una forma. Ecco, ogni tanto ve la rimostro. Ciao, Ninnina! Bella, bella! Comunque, ormai il mio capello non ha più una struttura fissa, diciamo, però riesce a prendere benissimo qualsiasi tipo di forma che io desideri. Li voglio lisci, riesco con facilità a farli lisci. Li voglio un po' più mossi, con un diffusore e una schiuma non troppo pesante, riesco a tenere una piega abbastanza definita di riccio, anche con bigodini, pinzette, fasce. Il mio capello ormai regge bene. Comunque mi sono fatta regalare, che me l'aveva chiesto, la maschera extra lisciante. Sono 200 ml. La proverò. Comunque mi piacciono abbastanza i prodotti di questa marca, sono veramente ottimi. E poi una mia amica,
ancora nel pacchettino, sapendo ovviamente che sono un'appassionata di make-up, se riesco ad aprirlo, e che preferisco ovviamente ricevere prodotti non testati sugli animali, mi ha preso questo bel cofanetto di ombretti della Monella Makeup, che non testa sugli animali. Diciamo che quasi tutte le mie cose nuove sono non testate sugli animali. Comunque la confezione è davvero carina, piccina, sì, però ha dei bei colori all'interno, è anche abbastanza grande. Ovviamente c'è il pirulino, uno specchietto un pochino piccino, questi sono i colori. Abbiamo un rosa, un grigio perla, un grigio molto scuro, un verdone, un beigeolino, sia per arcata, quindi per illuminare, e sia anche come proprio monocolore o comunque colore da palpebra mobile, e un lillino molto carino. Ora lì lo rimetto a posto, c'è ovviamente la sua plastichina, ecco qua. E questi sono i prodotti, diciamo, finiti e nuovi. Poi ho un prodotto da recensirvi, che è un prodotto, non è proprio un prodotto, passato un uccellino abbastanza grandino, si è vista l'ombra. Comunque sono questi guantini della Essence, che devo anche lavare, sono dimenticata di lavarli, dopo questo video li mando a lavare. Sono questi guantini che aiutano a far penetrare la crema nelle mani. Allora, l'effetto non è dei migliori, anche se il lilla ha un bel colore, però se per esempio dormissi con il mio fidanzato, farmi vedere così mi sa un pochino strano. Comunque, allora, sono un prodotto in cotone, che aiuta a far penetrare la crema nelle mani, a tenerla più tempo a contatto con la pelle, quindi a penetrare meglio. Ovviamente è meglio utilizzare una crema che serva anche come nutriente alle unghie, perché ovviamente il guanto va anche sulle unghie, tanto di guadagnato. Una cosa che ho notato, che sono state, o sono due misure diverse, ma questi non hanno misure, sono stati tagliati diversi, uno un po' più grande e uno un po' più piccolo, però non è questo il problema. Mi sono piaciuti abbastanza, non sono scomodi da indossare durante la notte, cioè non è che non dormite perché avete questa cosa pesante delle mani che vi dà fastidio. Detto, non lo utilizzerei se dormissi in compagnia, ma visto che dormo con il mio cane o con mia sorella quando c'è, e in questo momento dormo con la nonna che vive a casa nostra, mi può fregare di meno. In vacanza non me le porto. Ovviamente sono di facile lavaggio perché sono di cotone, anche in lavatrice, o se non vi va anche a mano leggermente, si lavano e si asciugano facilmente. Non riesco più a chiudere, infatti non fa niente, allora butterò la confezione e li lascio così semplicemente all'aria. Ok, finito il video, non ho più niente da mostrarvi, no. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo. In gamba, ragazzi e ragazze, ciao!